tutti sacerdoti, siete insomma gente più o meno. E della Pasqua volevo parlare proprio di una cosa che avete già sentito sicuramente della Costa Curta, però vi dirò alcune cose che poi però alla fine avvengono tutte insieme e diventano una specie di grossa novità, di un punto importante. Allora, la prima cosa è questa, che in Israele il diritto è fondamentale. Va bene? Perché praticamente in Israele, mentre in tutte quante le culture vicine è tutto arbitrario, cioè il re fa quello che gli pare praticamente, è arbitro assoluto, in Israele invece c'è il diritto, va bene? Quindi il diritto è una conquista enorme, proprio enorme. Oh, e non può mai essere contraddetto. Però c'era un problema che quando veniva invocato il diritto e c'era un processo, sentite? Sì. Ecco, e c'era un processo, il processo riguardava la vita o la morte, quindi era per cose molto serie, molto grosse, non poteva essere interrotto, alla fine o aveva ragione chi ti accusava e tu venivi ucciso, o aveva torto e veniva ucciso lui. Per esempio, i vecchioni della casta Susanna, quando mandano in processo, la vogliono lapidare, poi si scopre, Daniele scopre che loro stanno mentendo, e a quel punto vengono uccisi loro, capito? Quindi ecco, il processo era qualcosa che una volta iniziato non poteva essere interrotto e doveva finire con la morte di qualcuno. Era per limitarne l'uso, ok? Oh, allora che facevano? Avevano un altro mezzo per dirimere le controversie meno gravi che si chiamava il RIV, è scritto RIB, però si dice RIV. E questo RIV era il modo ordinario, il modo di discutere alle porte della città. Gesù usa spesso il RIV, lo usa con i farisei, razza di vipere, però l'ha sempre fatto in casa, capito? Come una madre quando litiga con una figlia. È sempre una cosa internossa, diciamo. Poi si poteva interrompere. Presupponeva una fraternità di base, insomma, ecco. Quindi il RIV è anche molto spesso quando Dio dice ho fatto un processo al mio popolo, è sempre RIV, va bene? È RIV, RIV. Oh. Questo è un punto importante. Un altro punto, supponiamo adesso che una domenica, per esempio, uscendo dalla messa, un signore metta sotto un bambino che magari è il nipote. Chiaramente è un incidente, nessuno l'ha fatto apposta. Il fratello chiaramente non può denunciare il fratello che ha ammazzato il figlio perché non l'ha fatto apposta, è un incidente. Però il giudice di indagini preliminari e il pubblico ministero devono agire d'ufficio perché c'è il cadavere, va bene? Quindi bisogna assolutamente, assolutamente intervenire perché il corpo parla. C'è il bambino morto, quindi non si può. Tu puoi non accanirti, non puoi costituirti parte civile, però il processo va fatto in ogni caso, va bene? Allora, questo è un altro punto importante. Torniamo a Gesù, che è la cosa che più ci interessa. A un certo punto gli fanno un processo a Gesù. Gli fanno un processo e c'è quella famosa frase: il suo sangue ricada su di noi, sui nostri figli, che indica se Gesù dovesse aver ragione, dovremmo essere distrutti noi, dovremmo essere puniti noi. Ecco quello che dice il popolo, i sommi sacerdoti. Loro lo accusano perché ha detto di essere figlio di Dio, quindi è un blasfemo. Che prove abbiamo bisogno di più, che abbiamo bisogno ancora, perché ormai è reo di morte. Però è un processo. E Gesù parla poco, fateci caso, qualche risposta, il primo Vangelo di Marco non dice quasi niente, negli altri dice qualcosa, però parla poco perché è un processo. Allora, la punta di diamante del diritto di Israele viene usata contro Gesù, va bene? E Gesù sta zitto, ha imparato la parte dal servo di Yahweh, soprattutto
Isaia 52,13, 53,12, proprio l'ha imparato proprio quella parte. Taceva, era come una pecora muta di fronte ai tosatori, ecco, con una giusta sentenza fu tolto di mezzo. A un certo punto avete sentito parlare molte volte della tomba vuota, no? E Sì. per una tomba vuota è un fatto così, dice, vabbè, Gesù non c'era, Gesù è andato da qualche parte, Gesù poi è apparso così, però la tomba vuota è visto come un fatto secondario rispetto all'assenza di Gesù, ok? Invece, ecco, la tomba vuota è il centro della salvezza. Pensate, Gesù è morto per i nostri peccati e è risuscitato per la nostra giustificazione. La tomba vuota, l'assenza del cadavere, è la causa del nostro perdono. Ci avete fatto caso, per esempio, che Simone Wiesenthal, quello che andava a caccia dei tedeschi, fin quando non aveva trovato il colpevole, proprio non c'era pace. Quando a Monaco ci fu quell'attentato agli sportivi, ci furono incaricati di ammazzarli tutti. Quando Ben Gurion, negli anni 60, lui, sapete, nella fondazione di Israele, voleva fare tutto nuovo, però gli mancavano i soldi. E allora andò a riacchiappare Adolf Eichmann in Argentina, lo riacchiappò per fare il processo, capito? Quindi il processo per loro è una sorta di... Pronto? Sì. Quindi il processo per loro è tutto, ecco, Gesù, quando la tomba è vuota, lì manca il cadavere. È possibile il perdono degli ebrei, della gente. È morto per i vostri peccati, ma è stato risuscitato per la vostra giustificazione. Ecco, questo è un punto, io saranno 20 anni che ci ragiono, e se voi ci ragionate, vi si blocca il cervello, vi assicuro. Perché mettere insieme la giustizia infine di Dio, il perdono, non riusciamo a farlo, cioè è facile, poi ti perdona, no, no, io non perdono. Invece questo per me è la cosa più importante. Io ogni anno a Pasqua, quando chiaramente ne parlo, non lo capisce quasi nessuno quello che ho detto a voi, e ve lo dico perché lo vivo io. Io ogni anno, quando ripenso a questo, dico, porca miseria, ma questo, la tomba è vuota, è possibile il perdono? Ecco. Se no pensate, vi ricordate quando dicono gli ebrei deicidi, li accusavano, preghiamo per il popolo giudeo, per gli omicidi di Gesù, ecco. Allora questo è una cosa grossa. Un'altra cosa che è, diciamo, complementare a questo è il concetto di risurrezione. Oh. Allora noi normalmente abbiamo il concetto che l'anima si stacca dal corpo. Per esempio, un po' di anni fa a Roma fecero, nelle scuderie del Vaticano, fecero una mostra bellissima. Era l'aldilà dell'impero romano. Era di una tragicità che voi manco ve l'immaginate, proprio era tragica. E chi di voi si ricorda un po' l'Odissea? Si ricorderà quando Ulisse nell'Ade, ecco, nell'altra tomba, incontra Achille. E Achille gli dice: è meglio essere uno schiavo alla luce del sole che un re nell'Ade, negli inferi. Perché? Perché per loro l'anima è inconsistente. Certo. Cioè, Margherita Jurtsenar, nel Mori di Adriano, parla animula, tremula. È piccola, cioè come se fosse una larva, come se fosse qualcosa così. E invece la risurrezione è tutta un'altra cosa, cioè è qualcosa che comincia sulla terra, comincia, e i santi sono quelli che hanno cominciato già a risorgere. Quindi, per esempio, no? Questo qualche giorno fa è stata la festa di Giuseppe Moscati.
Poi Giuseppe Moscati, sapete che è uno dei testimoni più importanti, ha raccontato che un giorno è andato da lui, si è fatto fare la ricetta, tutto quanto, l'ha salutato, poi gli ha detto arrivederci e c'era sempre la cassettina, se puoi metti, se non puoi prendi. Questo esce, vede un assembramento di persone, si avvicina, vede una chiesa e dentro c'era una bara col corpo di Giuseppe Moscati. Ma che era successo? Gli ha dato la mano, gli ha fatto la ricetta. Quello era parzialmente risorto, capito? Un'anima non le fa queste cose. Il fantasma, infatti, Gesù dice: avete del pesce, del pane, mangia. Cioè, un fantasma non mangia il pesce, un fantasma lo vedi così, uno spettro. Invece, noi siamo chiamati alla risurrezione. Questa è una cosa che noi non ci pensiamo quasi mai. Una volta disse Ratzinger, dice, noi quando parliamo di anima non parliamo dell'anima come parlano sia Aristotele che Platone a livello filosofico, la forma del corpo, sia gli antichi come uno spettro, come noi parliamo dell'anima nel nostro io, fatto di intelligenza e di volontà, che piano piano avrà anche la corporeità. Però questa risurrezione che arriverà alla fine del mondo, però nei santi è già parzialmente attiva. Per esempio, non so se voi conoscete Odorico D'Andrea, che l'ho conosciuto, era un frate santo, proprio santo, che stava in Nicaragua, a San Rafael del Norte, e un bel giorno il vescovo, che era prima frate, poi è diventato vescovo, Carlo Santi, se lo vede arrivare. Insomma, il vescovado e dice: Eccellenza, sono venuto a salutarla, ci vedremo fra non molto, Dio la benedica, e sparisce. Gli telefono da San Rafael del Norte, dice: Appena morto, padre Dorico D'Andrea. Ma che era successo? Quello l'aveva abbracciato, l'aveva salutato, gli aveva stretto la mano. Oppure una famiglia di Eterni che io conoscevo, ecco. E a un certo punto si chiamava Rina, era una farmacista, era molto legata a Padre Pio. Un giorno, mentre andava da Padre Pio, la macchina esce di strada. Vabbè, insomma, si rimette sulla strada, c'era un albero, delle foglie. Quando arrivano giù, Padre Pio dice: Beh, siete di vista brutta, è un altro po', e cascavate dentro il fiume, gli dice. Questi tornano, quando ritornano, vedono che dietro quelle foglie c'è stava il fiume. Quindi quelli erano fatti per cascare, invece questo l'aveva fermati. Capito? Allora, tutte queste apparizioni dei santi, che sono? Sono parziali risurrezioni. E la cosa interessante è che quando noi soffriamo, noi cerchiamo sempre spiegazioni. La sofferenza non c'ha spiegazioni. È come diceva Michelangelo, la scultura è un'arte per via di togliere. Dio ci trasforma col dolore. Quindi non c'è, quando arrivano i dolori, la gentarella sotto un Sardegna, gli hanno fatto qualcosa, la colpa è di qualcuno, ma non è colpa di nessuno, è la tua morte iniziale, parziale, rateizzata, che ti porta alla risurrezione. Quindi non bisogna assolutamente lamentarsi, non bisogna cercare spiegazioni, perché mi hai fatto questo. Dice: Signore, sta a me vicino, dobbiamo. Allora, ecco, nella risurrezione ci sono queste due cose. Uno, la tomba è vuota e questa è la cosa più importante di tutte. Cioè, il processo contro di noi non c'è. Abbiamo ammazzato, guardate quando San Piero dice: Voi l'avete ucciso, ma Dio l'ha risuscitato. Ecco, vuol dire che Dio vi ha perdonato. Ecco, e l'altra cosa è invece questa che ho detto della risurrezione, che è molto di più dell'anima. Cioè l'anima, quando diciamo anima, diciamo il nostro io, volontà e identità, ma anche la corporeità. Però nei santi già parzialmente questa risurrezione sta iniziando. Ecco. E allora la nostra vita deve essere un pochettino più centrata. Non bisogna stare mannaggia, tocca soffrire. No, ci stiamo trasformando. Per esempio, un'immagine che io ho è quando uno fa una, se stai mente era santa voi. Sì, Sì. Oh, avete visto la scala? C'era, se
San Giovanni Climaco, che stava là, Santa, la scala del paradiso. Sì. Quando voi scendete da sti scaloni, dal Sine, dall'Alba, no? E arrivate a Santa Caterina, ci sono sti scaloni grossi e fanno pure male, da qualche bella sederata. Però quando arrivi stai là. Invece chi fa il furbetto, chi non vuole soffrire, quando arriva alla fine della vita trova l'abisso. Capite? Allora è molto importante capire che le nostre croci quotidiane, che sono sia affettive, che sono sia relazionali, che sono di tutti i tipi, sono delle belle sederate per fare sta scala piano piano, capite? E quando abbiamo finito troviamo un fiumiciattolo proprio, c'è la paura della morte, non c'è più quella paura della morte, no? Che diceva Heidegger, se tu non hai capito che c'è la morte, il tuo parlare è vano. Quindi questa paura della morte, che è la paura di essere intaccati, che è la paura che qualcuno ti toglie qualcosa, e invece se tu l'affronti ogni giorno in base a quello che Dio vuole da te, tu a un certo punto la vivi piano piano. Io per esempio, della mia cosa di sacerdote, penso pure voi, io ho della gente che proprio è santa, c'ha la grazia dentro, quando arriva c'ha la luce, di questi già sono santi, già si stanno a trasformare. È tutta gente che soffre, 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 però non soffre in modo, diciamo, distruttivo, si trasforma. Ecco, voi avete visto mai, no, le crisalidi, cioè quando il bruco diventa farfalla, non è che diventa botto, c'è una fase che diventa una specie di pappetta, e quella è la crisalide. Se tu metti dentro un ago, se sbuca, esce la pappetta, tutta a colori, proprio si sta trasformando. Ecco, la famosa notte dei sensi, notte dello spirito. Cioè, e noi frati siamo persone che possiamo viverlo senza preoccuparci troppo della famiglia. Perché quando, per esempio, tu c'hai un figlio, c'hai una figlia che sta male, tu te agiti, invece quando non ce l'hai sei più calmo. Allora ecco, però non è che questo è un modo per fare i furbetti, è un modo per trasformarci piano piano, capite? Ecco. Quindi la risurrezione, ecco, secondo me è proprio questa sorta di trasformazione. Primo, Gesù è cominciato subito. Se potete, vedete quel film Rise, non so se l'avete visto. Io sì, io una volta, sì. Sì. Ecco, guardavo bene Risa, perché Risa è proprio la risurrezione, è proprio concentrata su quello. È la storia di un tribuno, cioè un alto ufficiale, che a un certo punto è chiamato da Pilato per evitare problemi, a piastro il corpo di Cristo e farlo fuori per evitare che poi i cristiani lo usino per dire un po' di balle. E lui a un certo punto gira e gira e poi lo vedi. Allora dice, due cose mi bloccano. Un uomo che sicuramente ho visto morto e questo uomo stesso ho visto vivo. Ecco, cercate di guardarvelo, perché io sono 7-8 volte che l'ho guardato. Poi dicono che Mel Gibson sta facendo proprio un altro sulla risurrezione, e dico che è favoloso, proprio favoloso come film. Però questo fatto della risurrezione, per me noi ci pensiamo poco, invece è tutto là. Quando la gente viene a lamentarsi, viene a fare, certo devi accettarla perché la gente è come è, però quando comincia a trovare spiegazioni, mi hanno fatto qualcosa, quello è proprio infantilismo, è proprio semplice. Tocca aiutarli un pochetto, capito? E poi io, per esempio, quando ho avuto il Covid, il 9 gennaio ero morto, c'era la glicemia, non me ne manco accorto che c'avevo il Covid, pensate, ma non accorto della glicemia, stavo entrando in coma, c'avevo 5,70, mi hanno portato al pronto soccorso, hanno fatto l'attacco, hanno scoperto che stava finendo il Covid, e io vi assicuro, mi sentivo una pace, una gioia, non c'ho paura per niente, proprio. Perché quando la vita la dai, boh, sotto sotto dice Paolo, per me vivere è Cristo e morire è un guadagno, però per voi è meglio che sto qua. Certo che voi siete... Quanti anni ci avete? Tu Piero quanti anni c'hai? 59 e sono entrato nel 60esimo, Emi. E invece i ragazzi? Io ce l'ho 43, Emilio.
Io ne devo fare 39 a maggio. Ecco. Allora, voi siete messi un po' peggio, nel senso che la vita è pulsa, la vita vuole le soddisfazioni, la vita vuole l'amore, la vita vuole, vuole vivere, la vita vuole vivere. E noi piano piano, però, se dici sempre di sì al Signore, una volta no a questo, una volta no a quell'altro, alla fine sta vita ti viene un pochino tolta, insomma, ecco. E allora, secondo me, dovete piano piano cominciare a entrarci, perché proprio tanto se passa per là esci, proprio. Non esiste la vita, diciamo, organizzata. Sì, c'è sta la vita, le ore, la messa, i servizi, però il grosso non è là. Il grosso è che Dio piano piano te prende e dice fai questo, fai questo, fai questo, e tu cominci lentamente a darla sta vita. E il passaggio è un po' bruttarello, perché tu c'hai proprio, tendi a tenertela la vita, no? E invece lui te la prende. Però piano piano, e quella preghiera serve ad essere docili in questa trasformazione. Ecco. È un po' questo, ecco ragazzi, un po'... Insomma, ecco, se c'è qualcosa da dire, magari, ecco, ascolto un attimo. Ascoltami, ma nell'accompagnamento, quando arrivano le persone, no? Tu come li porti a fargli ragionare proprio su questa cosa, per esempio, che noi siamo fatti proprio per la risurrezione? Prima di tutto vedo dove stanno. Certo. Allora, prima di tutto c'è gente che ha la vocazione della vita, ancora non ha cominciato, sta ancora alla finestra, aspetta la pappa. Cioè della gente è stata abituata a avere solo piaceri e diritti. Una volta padre Giovanni copiò alcune pagine di un libro di Carlo Carretto, sì, e parlava del concetto del piacere che era la fonte di tutti i casini. Cioè, se tu pensi che la vita è fatta per il piacere, proprio non si sa, ti aspettava qualche bottarella, se no non si comincia, capito? Certo. Ecco. Ma normalmente la gente si viene da te, già qualche bottarella ce l'ha già avuta, ecco, poi è partita quella cosa là. Però la vita è fatta, ecco, per esempio, io parlo sempre a livello vocazionale, no? La vita è fatta per essere partecipi della creazione, quindi della famiglia, o della redenzione come Gesù Cristo. Quindi la vocazione alla vita è proprio la prima cosa da far capire. Quindi la gente non è che ti hanno subito sul dolore, subito sulla vita, sulla bellezza della vita, sul dare la vita, così. Ecco. Poi c'è sta il secondo passaggio, è diventare cristiani. Cioè, se qualcuno ha cominciato a fare qualcosa, insomma, ha cominciato a... per esempio, se già è sposato e già ha cominciato un po' a soffrire, se è fidanzato, ha cominciato un po' a soffrire, se studia, che è faticoso, già c'è qualche cosetta. Però la vocazione è al cristianesimo. È che tu, allora, tutti i pezzi del cristianesimo, siamo tutti fratelli, siete la luce del mondo, siamo chiamati a contribuire al Signore, alla creazione. Quindi si tratta la fede, si tratta, ecco, e la voglia, quante cose, insomma, ecco. Poi c'è sta quella frase di Karl Rahner, no? Dice: il cristiano del terzo millennio o sarà un mistico, cioè uno che sperimenta il rapporto con Cristo, non sarà. Quindi il cristianesimo, portarlo alla conoscenza di Gesù, all'intimità, all'amicizia con Gesù. Questo è un po' faticoso, perché la gente pensa che il cristianesimo sia essere buono, che ne so, invece diventa amico di Gesù. Per esempio San Francesco Pianino dice: l'amore non è amato. Cioè il rapporto col Signore personale quasi nessuno lo vuole avere, invece quella è la chiamata grossa. E poi, ecco, quando una persona comincia a essere cristiana, ecco, il concetto di vocazione, che prima era un po' generico, deve diventare messo a fuoco. Ecco, quindi chi ha fatto il SOG un po' lo sa. Ecco, capito? Certo.
No, è piano piano, comunque è sempre partire dove sta la persona e fai un passetto, non di più, perché tanto ve ne accorgete, se vi danno retta, normalmente la gente viene da voi per essere consolata. Consolata. Allora cerca per esempio tutte le spiegazioni al mare, ecco, poi in Sardegna io conosco parecchi, sono molto superstiziosi, hanno fatto qualcosa, questi sono proprio duri, è dura da farglielo capire. Piano piano, piano piano, piano piano, ti fai raccontare la vita, ti fai raccontare qualche volta che avevo qualche grazia, ti fai raccontare qualche incontro personale col Signore, ti fai raccontare, insomma, ecco. Però devi sempre partire dove sta la persona. Mai partire da un punto tuo, perché se no ti fanno sì, e poi non ci vengono più. Ecco. E poi lentamente, ecco un altro concetto, per esempio le persone, no? Questo è un concetto indiano, però a generale. Ci sono gli jnana, i bhakti e i karma. Gli jnana sono i cognitivi, ecco. Io, Pietro Marini, così siamo un po' cognitivi, cioè speculiamo, ciao, ecco. Poi ci sta Madre Teresa di Calcutta, che è karma, le cose pratiche, ecco. Il gruppo Sant'Egidio di fare cose pratiche. E poi ci sta il Bhakti, che è la devozione, ecco, San Francesco, Santa Chiara, adorazione eucaristica. Processioni, imitazione della croce, sono proprio strutture di il cristianesimo implica tutto, va bene, però ci sono delle sottolineature e questo con le persone, per esempio, quando mi accorgo che uno è molto devoto, allora dico, beh, va alla messa, prega, fa adorazione, quello ascolta, oppure se è un tipo pratico, beh, va alla Caritas, va all'Unitas, così. Oppure se è un altro magari cognitivo, dico, beh, leggi questo libro, leggi, devi, comincio con ipotesi su Gesù, qualcosa così. Ecco, anche questo, per esempio, capire un po' che taglio c'è la persona, questo aiuta molto, capito? Certo. Come fai? Emidio, se voleva chiedere, come fai quando dicevi no, l'importanza del diventare amici di Gesù? Come ce le porti le persone? Che passaggi, che passi le fai fare? Facendolo con gli altri, col prossimo. Cioè, c'è il concetto di Levinas, no? Levinas parte dal volto dell'altro, che il volto ti interroga. Per esempio, l'SS nei campi di concentramento ti proibivano di guardare in faccia, perché il volto dell'altro è un interrogativo, probabilmente interroga, senza che dici niente. Allora tu quando cominci all'alterità dell'altro, poi arriva l'alterità maiuscola di Gesù Cristo. Però se parte sempre dall'alterità con le persone, dalla famiglia, dai vicini, dal lavoro, devi sempre partire da una cosa che vedi, poi partire da una cosa che non vedi. Quindi sempre dal prossimo, se capisci, se parte. Capito? E dopo magari, per esempio, il Vangelo, ci sono dei brani che più ti capisci, che più ti colpiscono, che più ti piacciono, tu devi cercare quei brani. Però devi sempre partire dalla relazione con qualcuno. Infatti, quando la gente non. C'è una frase di Peggy terribile sui religiosi. C'è gente che, siccome non ama nessuno, pensa di amare Dio. Ecco. Amen. Terribile, guarda. Cioè, fare della freddezza come una specie di meta. Una volta, mo' vi racconto, c'è un mio confratello che si chiama Vincenzo Battaglia, mi ci confesso, lui è un tipo molto pacifico, molto equilibrato. Un giorno mi arriva con una tesi, che ne so, 700-800 pagine in spagnolo, leggila, leggila, vedrai, leggila, leggila. Io mo' non è che lo conosco tanto, però un po' conosco lo spagnolo, lo capisco. Me la sono letta e sta tesi era eccezionale, parlava della passione in San Bonaventura, che parte dalla passione in Agostino, che parte dalla passione in San Paolo, la passione in Gesù, proprio stracce tutti con la testa, l'entusiasmo, mentre spesso il modello è lo stoicismo, no? La giusta misura, l'aurea mediocrita, sti Orazio. Invece, per
esempio, Gesù mette tutti in moto, per esempio, le donne stanno a correre, Maddalena va a correre, chiama i discepoli, poi i discepoli si mettono a correre, vanno dalla tomba di Gesù, poi quelli di Emmaus stanno in cammino, poi Gesù li manda in Galilea, cioè il Signore tende a metterci in cammino, a smuoverci, invece la tendenza nostra a livello spirituale è la pace, lo stoicismo. Non ti sentimo più, Emilio. Oh, ti sei disattivato l'audio. Ti sei disattivato l'audio. Adesso. Adesso sì. A noi spesso, no, abbiamo come schema Evagrio Pontico, che è una grande stupidaggine, no? Diciamo, Baltasar, Evagrio Pontico è più simile a un yogi indiano che a un cristiano, perché è tutto e non vedere qua e non toccare là e abbassarsi a graffia l'anima. Questo è un modo, è un cristianesimo senza Cristo, capito? Ecco. Quindi questo mondo un po' orientaloide è pericolosissimo, perché ti concentri sempre su te stesso, sei sempre ma la madre di famiglia, la donna ma che non c'ha tempo per fare tutte queste introspezioni infinite, bah, io non so. Von Balthasar l'ha detto, diceva che è più simile a un guru, a uno yogi, che a un cristiano. E vabbè. Un'altra domanda, amico. Tanto non mi vede. Allora, ascolta, siccome qui in Sardegna c'è tanto, visto che tu conosci anche delle persone sarde, c'è tanto... l'attaccamento comunque ai genitori, in modo particolare alla mamma, cioè nei ragazzi c'è molto questo senso di attaccamento alla mamma, eccetera. Cosa si può fare quando in modo particolare una ragazza è tanto attaccata ai propri genitori? Cioè proprio stranamente stravede per i genitori, ma è talmente tanto attaccata che però insomma è quasi in simbiosi, ecco, vive. E allora gli parli della Genesi, per questo una volta disse Ratzinger, no? Disse il matrimonio l'ha inventato Gesù Cristo, l'ha inventato Dio Padre, quando ha detto crescete e moltiplicatevi, l'uomo lascerà il padre e la madre si unirà alla donna, cioè dovete parlare della vocazione, ecco, capito? Mm-hmm. Cioè la vocazione, cioè questo ha detto il Signore, io capisco che l'utero materno è piacevole, però... siamo fatti per trasformarci, capito? Però sempre la parola di Dio, ecco, i miei matrimoni, per esempio, non è che sia molto amato, però dice l'uomo lascerà il padre e la madre. E quando dice non era il padre e la madre, no? A 8 anni vuol dire va a comprare subito il latte, ma a 20 anni vuol dire realizzati, abbi una vocazione, porta frutto, se no diventi un boroccolone, un mammone, un complessato, capito? E quindi è una forma patologica quella. C'è una fase che ti accompagna, poi però lascerà il padre e la madre e si unirà la donna, l'uomo. Quello, usatelo molto quel pezzo della Genesi, capito? E vabbè, dai. Emidio. Au. Ascolta, lì forse sul telefono tu hai messo come vista, c'è una opzione vista, solo l'oratore, tu che parli, dovresti invece mettere, capito? Galleria. Aspetta, però molte si è tolto l'audio. Pronto? Pronto, sì. Da me non si vede niente, solamente un disco azzurro e basta, capito? È che non lo so che bisognerebbe fare. Oh. Ma si vede? Sì, noi ti vediamo. Noi vediamo. Tu ci vedi? Io vi vedo, sì, ho spostato tutto quanto. Però No. Ora ci vedi. Eccoci. E mi, allora mo, finalmente ci vedi anche. Senti, però voglio, io ho parlato delle 6 dimensioni famose e questi vogliono sentire. Ma una cosa molto semplice, se voi ci avete ancora un po' di tempo, ci avete sì. Allora, c'è stato un certo Natale Bussi, che è stato uno molto partecipe al Concilio Vaticano II, che a un certo punto ha tradotto dal tedesco Mysterium Salutis, ha tradotto i teologi, ha fatto un'opera immensa. E un giorno questi del GAM, Gioventù Ardente Mariana, gli hanno chiesto qualcosa.
E questo ha tirato fuori questo libro proprio, che è fondamentale, è molto complesso, e praticamente lui dice, attenti quanto è importante, dice che il cristianesimo è come una montagna grossa, bisogna girargli attorno, e lui parla di alcune dimensioni ineliminabili che devono stare in ogni concetto, in ogni predica, in ogni catechesi, e sono semplici. Allora, la prima è la dimensione dialogica, poi c'è la dimensione soterica, poi c'è la dimensione cristica, poi c'è la dimensione ecclesiale, poi c'è la dimensione agapica e poi c'è la dimensione escatologica. È come se girando attorno a questa montagna, che è il mistero del cristianesimo, queste dimensioni fossero ineludibili e sono importanti tutte, spesso ce ne stanno 3, 4, 5, però mai una sola. Per esempio, la dimensione dialogica. Ecco, questo in ogni rapporto è, fateci caso, no? Abramo, Abramo, oppure Mosè, oppure Gesù, il mio figlio, il mio prediletto, oppure San Paolo. Cioè, la dimensione dialogica è importante, che la dimensione dialogica è fatta per parlare, però parla Dio, parla anche coi fatti. Il termine da bar è anche fatto. Quindi, per esempio, se una persona tu cominci a introdurla su questa dimensione dialogica, gli hai fatto un regalo immenso. Perché quando fa l'esame di coscienza, magari non è che gli ha parlato la voce fuori campo. Però la dimensione dialogica, i fatti sono successi, ecco, da bar, fatti e parole. Lettera agli ebrei, Dio ha parlato con fatti e con parole. La Dei Verbo, Dio che ha parlato con fatti e con parole. Quindi questa componente dialogica è quella anche nostra ogni giorno, ma Dio che me sta a dire? Ma che vuole da me? Allora, attraverso l'obbedienza al superiore, attraverso l'obbedienza alle circostanze, attraverso i segni dei tempi, questa dimensione dialogica deve essere assolutamente all'inizio di tutto, va bene? Oh, poi c'è la dimensione soterica, salvifica, cioè noi siamo feriti. Ecco, allora questo potrebbe prendere come una persona deve far camminare una persona. La dimensione soterica significa che noi siamo feriti. Diceva Vittorio Messori, nell'uomo c'è qualcosa di rotto, è la cosa più scientifica che c'è, capito? C'è qualcosa di rotto. Capite? Allora, questa è un'altra cosa pure su cui lavorarci, non mai essere sicuri della nostra autocoscienza, perché c'è sempre qualcosa, per esempio, meccanismi di difesa, vedere negli altri ciò che c'hai tu, non vedere in te stesso i difetti, proiettarti. Cioè, siamo sempre in qualche modo difensivi, siamo sempre non accettiamo le bugie, portiamo per esempio negli altri ciò che c'è, neghiamo la realtà. Per esempio, quante volte sarà successo, no? Anche tra di voi, una persona gli dice una cosa, però la nega, è la dimensione esoterica. Quindi, dare proprio per scontato, ecco il famoso peccato originale: che cos'è? È la percezione che c'è qualcosa di rotto. Quindi tu non puoi assolutamente prescindere da questa autocoscienza che sei peccatore. Ecco, quando il pubblicano va nel tempio, Signore, abbi pietà di me, peccatore, è la dimensione esoterica, va bene? Oh. Poi c'è la dimensione cristica, vuol dire che noi, questo Dio che è distante, lo vediamo con Emmanuel, Dio con noi. Questo Dio che è santo, noi siamo peccatori, noi abbiamo Yeshua, cioè il Signore Gesù proprio è quello che Dio è lontano, Dio è santissimo, lui è il mediatore, senza, diceva Sant'Agostino, senza il mediatore, l'uomo Cristo Gesù, Dio non lo incontri, capito? Questa pure è una cosa importante, perché mentre se Dio è basta, è un concetto proiettivo spesso, no? C'è un libro che si chiama Le immagini mostruose di Dio,
Noi spesso mettiamo in Dio le proiezioni, la figura paterna, la figura del superio, che ne so. Invece, per esempio, sapere che Dio è Gesù, questo la gente non riesce a... Eppure Dio è Gesù. Per esempio c'è Moltmann, quando ha scritto il Dio crocifisso, no? Che su Gesù tutte le immagini pazze di Dio vengono saltate. Per esempio Dio, quando Gesù va a Nazareth, sapete perché lo cacciano? Perché salta la vendetta sui nemici. Quello dice sì, tutto bene, però c'è la vendetta sui nemici. E invece Gesù non la mette proprio, anzi, c'erano molti pagani, però solo Naaman il Siro venne guarito. C'erano molte vedove, però solo quella di Sarepta dei Sidoni che fece il pane, l'olio, la farina e l'olio. Cioè Gesù comincia a farti capire che Dio non c'ha nemici. Queste sono tutte cose che... Perché c'è la morte col Papa? Perché il Papa parla di Gesù Cristo. Invece la gente vuole il sacro, è la messa in silenzio, in ginocchio, i peccati. Cioè, il sacro a livello genetico, però sì, quello è un punto di partenza. Però poi c'è il santo, c'è il volto di Gesù, ma pochissima gente lo vuole questo, capito? Quindi ecco, la dimensione cristica è la conoscenza. Per esempio c'è il servo di Yahweh, per esempio. Qui c'è il Messia vincitore, e questo è di Yahweh, il servo di Yahweh. Quindi questo è il punto principale di tutto. Poi c'è la componente ecclesiale, ecco, ci sono tutte quella sezione ecclesiale di Matteo, e il perdono, e la correzione fraterna, e poi c'è voi siete la luce del mondo, e vi mando in tutto il mondo, e l'aspetto missionario, quello non è per i frati, quello è per tutti, capite? Certo. La componente ecclesiale, questo tutta la gente tradizionalista non lo capisce. Io c'ho il mio Gesù, c'ho il mio ringraziamento, e gli altri che mi frega. Invece questo è un aspetto, per esempio, padre, fa che siano uno perché il mondo creda. Per esempio domenica scorsa, no, se voi ci fate caso, quando c'era, stavano tutti insieme, quello è il miracolo morale. Quello rende presente Gesù. Quindi anche se uno all'inizio del cristianesimo, se però in armonia con gli altri, rende presente Gesù Cristo, quindi un'evangelizzazione. Quindi l'unione è molto importante. San Francesco ce l'aveva con la mormorazione, perché distruggeva l'Evangelo, perché tu non trasmetti più niente. Ecco perché è importante, dice, anche se il superiore dice una cosa, metti la tua, tu lascia la tua e fa la sua, ma non perché, per mantenere l'unità che è il miracolo permanente, capite? Ecco, l'aspetto ecclesiale è l'evangelizzazione, non, mentre un miracolo può essere episodico, tu non c'eri, non l'hai visto, l'esperienza ecclesiale invece lo rende presente. Poi c'è la componente agapica, ecco, allora parlo sempre di quando canta la messa, dice Dio ci ama come madre, e questo non l'abbiamo capito. Poi ci ama come padre, e quindi anche ci corregge. E poi ci ama come amante, che gli dispiace se ci roviniamo la vita. Quindi a volte il Signore ti accoglie, però anche ti dà qualche saracca, qualche cosa per educarti. E poi quando stai a fare un casino, ti dà un bel ceffone perché stai rovinando la tua vita. Quindi la componente agapica. A tutte le famose che parlano della Madonna che regge il braccio al figlio, se non si incacchia, le manda il meteorite. Quella è proprio menzognera di natura, quella è proprio manco ascoltare, quello non è il Vangelo, quella è una pazza che si inventa le sensazioni, capite? Quindi tutte queste cose punitive, quello è educativo, tuo padre ti educa, mica si vendica. Quindi tutte queste matte che fanno in giro, tutte queste visioni apocalittiche così, oh. E poi c'è stata la componente scatologica. Attenti, questa è importante. Questa la gente quando gliela parli bene vuol dire definitiva, cioè quello che tu fai adesso risuona nell'eternità come gladiatore, no? Riecheggia nell'eternità. Se tu passi la vita a non fare un cacchio, alla fine non hai fatto un cacchio, non porti frutto, non sei nessuno, hai fatto una vita senza infamia e senza lode. Invece la componente scatologica è che quello che fai è definitivo,
Cioè non c'è niente di neutro, capito? Non c'è niente che... Cioè quello che fai risuona per l'eternità. Allora, per esempio, tra te che dici di no all'impegno, tu che dici di sì, è mica la stessa cosa, capite? Io normalmente comincio con questo, sottolineando l'aspetto escatologico. Cioè quello che se... noi per esempio certe volte abbiamo un concetto quasi miracolistico, no? Fammi la grazia, fammi... ma che fate la grazia? È che se tu centri nelle cose, poi le cose vengono fuori, capite? Cioè la differenza è tra una vita sciapa, una vita così formale, e una vita invece in cui tu porti frutto, i miracoli scappano fuori da te. Quindi non vi aspettate grandi sorprese. Semi di raccogli. Io quando stavo a Farnese, per esempio, mi colpiva molto, c'era una stradina che dal convento andava sulla strada e divideva il prato. Da una parte c'era l'erbetta che nasceva, poi si seccava, piava fuoco, e dall'altra c'erano seminato i pini. Ecco, i pini erano dei semi di pinolo che hanno portato stalberi giganteschi, c'erano le mamme con i bambini, e c'erano le scampagnate, c'era il fresco, c'erano i tavoli. E dall'altra c'era l'erbetta che nasceva e si seccava. Era sempre lo stesso terreno. Però uno hai puntato su una cosa e un altro invece, capito? Quindi l'escatologia è importante per non perdere tempo, ecco. Tu alla fine quello che semi raccogli, ecco. È tutto qua, è tutto semplice. Il punto è che quando poi ci entrate vengono fuori da voi queste cose, capito? Perché i libri di spiritualità è pieno il mondo, ma la santità che cos'è? È che tu a un certo punto, rispetto al principio del piacere, cioè evitare le grane, fatti i cacchi tuoi, fai entrare il Signore lentamente e poi vedi che funziona, ti piace, e a quel punto punti su quello e le cose tue, pure ti offende qualcuno. Sì, è questa fase, segnatela subito. La ferita me la fanno altri, ma la durata la decido io. Può durare un'ora, un giorno, una settimana, un mese, l'anno, tutta la vita. Quindi le ferite sono inevitabili. Però dipende da te quanto durano. Non perdere tempo con le ferite, mamma mia, capito? Lasciate perdere. È tutto qua, non è niente per te. Ecco, però una cosa è certa, che quando c'è un brano della Bibbia, così, piate un po' queste prospettive, no? E ci stanno sempre un po' tre, quattro, ci stanno, insomma, ecco, l'aspetto dialogico è sempre quello che ti interpella, e quello è tutto, è la base di tutto. Poi l'aspetto esoterico è che noi siamo delle persone ferite, che abbiamo i nostri problemi, le nostre stupidaggini. Poi l'aspetto cristico, quale Cristo sei? Quello del potere? Cristo incoronato, Cristo re, Cristo vince, Cristo impera, oppure il servo di Yahweh. Poi ecclesiale, la chiesa è una questione dei preti oppure riguarda me? E poi l'aspetto agapico, che cos'è? Che l'amore è lo scopo di tutto, quindi anche quando Dio agisce lo fa per educarmi, non lo fa per vendicarsi. E poi l'aspetto escatologico vuol dire che è definitivo, cioè quello che faccio qua oggi, se ho fatto o non ho fatto una cosa, queste riecheggiano nell'eternità. I santi sono quelli che ogni giorno non sprecano un giorno, mica che devi essere prodigo. Però se devi fare le cose tue, devi rispondere al telefono, se devi, per esempio, uno che ti chiama e non te va. Ecco, poi c'è il padre Pietro Marini, che conosce molto bene come i neprodici, ecco. Prima l'ascolti, poi dici fa così, poi se lo fa, fai un'altra tappa, poi l'appuntamento per evitare, ecco, ecco, di essere catturati dai matti, che sono tanti. Questo Pietro me l'ha insegnato una volta, io ancora ne faccio le faccio tesoro, capito? E niente, ma sono cose proprio semplici, ragazzi. Io che vedevo di non ci stanno trucchi, c'è una verità, ecco, una cosa bellissima ce l'ha Ettile, insomma, nel diario 41-43, no? Era una ragazzina all'inizio. Poi a un certo punto, vedendo sti SS che non puoi mettere mano in tasca, non puoi via l'autobus, non puoi via il tram, non puoi andare a comprare frutta e verdura, non puoi, a un certo punto
dice, ma perché mi devo fare indurire per reazione a questi ragazzini? Io voglio temprarmi. Quindi approfitta di questo contesto molto pesante per temprarsi, per stagionarsi, capite? Quindi anche diceva Santa Teresina, è grande la mia gioia di essere senza gioia per amore del Signore, pensate. Grande gioia di essere per amore del Signore. Quindi lo sta, ecco. Poi le ultime due cose, queste vi prego, di Tarkovsky, queste scrivetevele bene. Allora, diceva Tarkovsky, questo degli anni 80-90, questo regista che ha fatto più Andrei Rubliov, Sacrificio, Nostalgia, ha detto, sentiamo quanto è bello, la nostra più intima essenza è essere immagine di un altro. Quando dici voglio essere me stesso, tu sei immagine di un altro, non è che sta di se stesso, immagine di un altro, l'immagine di Gesù Cristo. Uno, poi ha detto, chi l'ha detto che Dio ci ha creati per essere felici sulla terra? Se è stata una vocazione tosta, non sei felice per niente sulla terra, sei felice nel paradiso, nella risurrezione. Però questo fatto che siamo felici, che facciamo sempre al catechismo questa frase, che siamo l'uomo felice, questa è una droga, non è vero per niente. E siamo smentiti dal fatto che la maggior parte dell'umanità è malata, non c'è i soldi, vaga, profuga. Quindi questo fatto, siamo fatti per la felicità scatologica, ma non per la felicità sulla terra. Può capitare, insomma, quindi inutile sta l'edonismo, non va bene come schema. Capito? La nostra più intima essenza è essere immagine di un altro. E l'altra cosa invece è chi l'ha detto che siamo fatti per essere felici sulla terra? Siamo fatti per fare la volontà di Dio. E sarebbe bene se rispetto al punto di partenza portassimo dei talenti a frutto, portassimo cose che lui non ci aveva dato e tu le semini e porti frutto, capito? Quindi un'attenzione, non una vita così, evitare i problemi, una vita un po' così egoistica, egocentrica, infantile. E poi la gente che viene piano piano, voi, vedendo la loro risonanza, capite come stanno le cose, alla fine piano piano le cose si capiscono, insomma, ecco. Vabbè, dai, un po' di cose abbiamo messo. Grazie. Grazie. Pace e libertà. Emi, finisci raccontando quel fatto che ci raccontasti agli anniversari di quella che sei andata a confessare, che quello aveva trovato in mezzo ai topi nella cantina, che poi è morta dopo, quando l'hai confessata. Ah, allora. Che era ad agosto. Sì, 5-6 anni fa. Mi chiamò c'era una comunità di queste d'accoglienza così. Ci senti, c'è sta una che si vorrebbe, una rumena che si vorrebbe confessare. C'è qualche frate che può venire? Dico, mo agosto, 40 gradi, diceva, ci vengo io. E ci sono andato. A un certo punto sono andato là, dico, ma devo confessare. E questa faceva, vediamo. Mi ha chiamato, vediamo. Beh, dico, almeno spegni la televisione. E guardava il cambia canali, da una borsetta era di 10 centimetri, prendeva in giro, no? E io mi ricordavo l'esorcista che diceva, non ve fate fregare dal demonio. E io dicevo, Signore, abbi pietà di me. Cioè, questo più mi sfotteva, prendeva in giro, e io dicevo, abbi pietà di me. Mi prendevo il peso. Dopo mezz'ora, questa diceva, vabbè, voglio confessare. Allora si mette sul serio, spegne la televisione, dice, mia madre faceva prostituta, mi ha messo sulla strada, però Dio mi ha sempre amato, mi ha sempre guardato, come Santa Chiara, mi ha sempre protetto. Vabbè, insomma si è confessata così, tutto bene, e la notte è morta. E ha scritto, la mattina era arrivato un pope coso che si era andato impregando, che l'aveva preso in giro, un pope rumeno, e questo l'aveva preso in giro, e quello capirà il punto sull'onore, se era andato. E lei ha scritto, oggi Cristo è venuto a visitarmi. Poi ha scritto, il dolore
è il dialogo tra me e Dio. Poi è morta, c'è un volto angelico, e quello che la Rodolfo ha detto, dice, pensate, questa l'ho trovata una volta che stava in mezzo alle pulci e in mezzo ai topi. L'ho presa, l'ho portata qua, in mezzo a ste suore, piano piano, e all'inizio non ascoltava, però alla fine si è convertita. Ecco. E c'era un volto veramente luminoso, bello, proprio di guarda che roba. E all'inizio c'era questa tentazione, mi voleva fare, il demonio mi voleva fare perdere staffe, e io invece avevo pietà di me. L'esorcista, il film, dice, non te fa pregare da quando te vuole sfottere, capito? Certo. E poi un'altra cosetta, questa pure è carina, quando nel 2014 ci fu il capitolo, venne Domenico Cancian, vescovo di Gubbio, a farci l'incontro, ma non si era preparato. Ci portò una mezza dispensa sulla chiesa, però era una lezione, non era una catechesi. E quindi facciamo certe facce sbadiglione, insomma, c'era un clima. Allora dico, senti, ma perché non lo sfruttiamo? Dissi, e ce l'è. Ma c'è qualche fatto interessante di Mare Speranza? Vedo Mare Speranza faceva parte, no? Dice sì, Mare Speranza, quando cominciò la sua missione, c'era una principessa che prima aiutava un prete, aiutava economicamente, poi lo mollò e si mise a dire a Mare Speranza. E questo cominciò a denunciarla come strega, come qua, come là, un macello, come indemoniata, come pazza. L'ha fatta crepare. Poi lei seppe che lui stava morendo e disse, signore, ti prego, questo non deve fare manco un giorno di purgatorio, mi ha fatto fa santa, soprattutto lui, soprattutto la sua persecuzione mi ha fatto santa. E fece dire 2000 messe per lui, pensate, 2000 messe in tutto il mondo lo fece celebrare, perché dice, lui mi ha fatto fa santa, ecco, quindi dopo che l'ha perseguita tutta la vita, lei ha fatto delle messe perché non facesse neanche un giorno di purgatorio. Non lo so se Dio l'ha ascoltata, però lei nel suo cuore proprio altro che perdonato. Ecco. Quindi diciamo che la cosa importante dei miei frati è non essere automatici. Ecco, imparare sempre da Gesù, dai santi, e vi assicuro che se fate questo, prima di tutto sarete felici. Poi vi cercheranno pure i cani, vi cercano. E non dovete evangelizzare perché vi verranno... Io li chiamo evangelizzare per quando deve... La gente cosa fa? Ti insegue per inseguimento, ecco, ti inseguono. Quello è un salvatore da orta. Ti inseguono, va bene, fatevi inseguire. Vabbè, arrivederci e pace. Ciao, grazie, ciao, Emi, grazie. Ciao, 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 ciao.